grande campione di pallavolo, però sei anche un atleta che ha avuto il diabete, ha il diabete. Si può convivere, possono convivere le due cose, essere un grande campione e avere il diabete? Sì, si può. Quando io ho avuto la diagnosi tipo 1 non sapevo niente di diabete, perché nella mia famiglia non c'è nessuno che ha diabete e quindi dovevo imparare un po' cosa significava, e ho capito subito che più sport che fai meglio è. Quindi se ero per il mio diabete ero ancora un atleta, solo che a un certo punto, cioè, il corpo dice no per altre ragioni, e quindi ho smesso, però sono sempre a fare lo sport, perché facendo lo sport puoi controllare meglio il tuo livello di sangue. Senti, quando hai saputo di avere il diabete magari all'inizio ti sei un po' preoccupato, invece poi come hai superato, diciamo? Allora, una cosa molto importante che è successa a me è quando io giocavo ancora, è stata la diagnosi, c'è stato in giornale, diciamo un programma in televisione ha fatto un po' di ricerca, e lì è saltato fuori che un atleta molto importante, che è Steve Redgrave, che è uno che fa, non so come si chiama in italiano, rowing. Lui è una leggenda olimpica, lui ha vinto 5 medaglie d'oro, e l'ultimo con diabete. E quando hanno fatto vedere questo su TV, io subito sapevo quello che potevo fare, cioè tutto. Cioè, lui mi ha fatto la risposta sulla domanda cosa posso fare. Se tu puoi, in uno sport più fisico che esiste, puoi sempre vincere medaglia d'oro, c'è la quinta anche. Per me è stata la risposta giusta per sapere cosa potevo fare. Quindi, quando ti succede, meglio che non succede, ma se succede, fai molto sport, così controlli meglio. E adesso cosa fai? Sei sempre nel mondo della pallavolo o fai altro? Adesso io ho una fondazione in Olanda, e la missione è di aumentare la qualità della vita per la gente con diabete tramite sport. Quindi abbiamo tante attività sportive per i bimbi, anche per gli adulti. Abbiamo anche un'attività dove, con tutti i dottori, gli infermieri, in 200 località, insieme a loro andiamo a camminare con la gente con diabete. Quindi quasi 5.000 persone con diabete camminano con 200 dottori, e lo organizziamo noi. Quindi siamo in 7 e in 7 organizziamo tante attività sportive.